tornati in diretta con il nostro programma Primo Cittadino. Do subito il benvenuto al sindaco di Fano, Massimo Seri. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori e ben ritrovati, perché è il primo appuntamento del 2016. Ci siamo lasciati a fine novembre, se non sbaglio. Esatto, sì. E questa sera lei è in compagnia di Elena Paolino. Buonasera, Elena. Buonasera, buonasera a tutti. Elena, che è stata scelta come sindaco per un giorno, quindi lei ha affiancato il sindaco Seri in tutti i suoi impegni amministrativi. Come è andata la giornata? È andata molto bene. Avete partecipato a diversi incontri, immagino. Sì, abbiamo iniziato la giornata questa mattina alle 9 con un incontro molto interessante con la Città dei Bambini. Poi abbiamo incontrato svariate persone, a mezzogiorno c'è stata un'altra premiazione di 4 splendide ragazze della ginnastica della scuola Aurora, sì, che sono state premiate, passate in A2. Abbiamo rincontrato altre persone, poi siamo stati alla scuola Montesi di Sant'Orso ed è stata la più grande emozione perché abbiamo incontrato tanti di questi bambini di quarta elementare e i quali parteciperanno a questo progetto di rinnovare il loro quartiere, come lo vedono con i loro occhi, appunto per la Città dei Bambini. Nel pomeriggio invece? Nel pomeriggio ho avuto un altro onore di incontrare la Giunta e quindi di conoscere poter un po' anche gli assessori, eccetera. Di poter guardare anche dietro le quinte di questa grande macchina burocratica e complessa che può essere un comune. E nello stesso tempo essere in diretta anche da semplice cittadina e da prima cittadina, scusate il gioco di parole, ma quindi ho avuto questo doppio onore. Ha avuto l'occasione anche di dare qualche consiglio alla Giunta Comunale di Fano? Non mi sarei mai permessa, partendo dalla mia umiltà che per me è molto importante, ho osservato, a me piace osservare, ho ascoltato e ripetutamente chiedevo al sindaco quello che non capivo o a volte non conoscevo chi poteva parlare, quindi il sindaco mi ha aiutato molto, diciamo, con la sua... Come è stato interessante, molto, un po' in tutte le sue sfaccettature. Molto interessante, sì, una grande curiosità, sì. Bene, poi dopo avremo l'occasione anche di confrontarci di nuovo. Devo riconoscere, adesso ormai sono diversi sindaci per un giorno, è una bella esperienza perché si dà la possibilità ad una cittadina, ad un cittadino di fare questa esperienza, di capire un po' quello che è il ruolo del sindaco, perché molte cose sfuggono, la complessità del ruolo, le difficoltà che ci sono e poi conoscere anche di vicino i protagonisti. Ho visto, insomma, è anche emozionante per chi vive, certo, perché noi che siamo abituati non ce ne rendiamo conto, ma chi magari è più distaccato vive anche un'emozione, per cui anche rivolgo un invito anche a coloro che ci seguono da casa, chi fosse interessato per le prossime sindaco per un giorno, possono segnalare il loro nome alla segreteria del sindaco o all'indirizzo email che è sindaco@comune.fano.ps.it e quindi nelle prossime occasioni possono essere sindaco per un giorno. Esatto, e magari come Elena hanno poi l'occasione di venire proprio nei nostri studi a insomma vedere. Ormai anche che i cittadini segnalano lo abbiniamo questa la giornata sindaco per un giorno quando vengo qui a Fano TV, quindi perfetto, ecco, lo abbiniamo a questo appuntamento molto volentieri. Cominciamo con le segnalazioni, sindaco. Partiamo dal tema bollente della sanità. Insomma, ci sono degli ospedali che sono stati depotenziati, anche lo stesso Santa Croce, piuttosto per quanto riguarda la chirurgia H24, si può fare qualcosa? Lei come si muoverà? No, non è che si può fare qualcosa, si deve fare qualcosa. Qui sono stati commessi negli anni troppi errori, non so se preventivati, se c'è stata una regia dietro, ma effettivamente sono stati degli errori che hanno portato a depotenziare delle strutture, ma in particolare la struttura del Santa Croce. Con questo non dando un servizio e peggiorando la situazione complessiva della sanità della nostra provincia, perché se la provincia di Pesaro è salita al 100° posto su 110, quindi come mobilità passiva qualche ragione ci sarà, vuol dire che qualcosa non funziona. Allora, per quello che mi riguarda l'ho detto in consiglio comunale, c'è una partita aperta, difficile, anche di scontro, perché le visioni mie rispetto a quello del collega anche di Pesaro sono diverse. Quindi c'è un confronto, come dicevo, acceso, ma io ho posto un punto prima di ogni altra cosa, che a prescindere dalle scelte che si faranno, la sanità non si ferma, la gente non si ferma nello stare male, quindi le risposte le vuole sempre. E per quello che riguarda oggi e domani, il Santa Croce deve essere ripotenziato. Su questo ci sono state alcune assicurazioni con delle scadenze e le prime sono a marzo.
e puntualmente verificheremo, ma il tema vero, il grande errore è stato proprio quello di togliere la chirurgia H24. È un ospedale senza la chirurgia H24 non è l'elemento principale, perché tutto gira attorno a quello in termini di sicurezza. Io ho fatto anche una provocazione, che poi provocazione non è, che se non ho delle risposte presentavo un'ordinanza sindacale, che, ripeto, è un'azione politica forte, è discutibile, però è un segnale che va in una certa direzione. Ecco, il messaggio che io voglio lanciare anche a tutti i fanesi, sì. Ma non è poi un tema di Fano, è un tema di territorio provinciale, è un tema di territorio della Vallata, perché Fano in questo caso è punto di riferimento di un bacino di circa 140.000 persone. E non sopporto, e questo lo voglio dire, così lo sentono tutti, quando qualcuno ci critica sempre dicendo che è una questione di campanilismo. Allora, quando diciamo delle cose noi siamo campanilismo, quando le dicono gli altri no. Quindi le cose si possono invertire, io rigetto completamente. Si riferisce anche al nuovo ospedale? Anche al nuovo ospedale, caspita. Qui c'è un tema anche di presenza in un territorio, perché, vede, io su una cosa sarò determinato. Qui, se noi pensiamo a cosa è rimasto di pubblico in questo territorio, il comune e l'ospedale. Tutto il resto, tolte le forze dell'ordine, ma tutte le altre strutture, il tribunale, le strutture decentrate dei ministeri, tra spending review, tutta una serie di ragioni, anche al di là della nostra volontà, sono state trasferite, mantenute nelle città capoluogo. Per cui questo ha anche un effetto di carattere economico in un territorio. Io sto lavorando in questi giorni sul bilancio 2016 ed è un bilancio difficilissimo. La gente non sa che, per esempio, Fano, anche rispetto a Pesaro, è vero, ci sono 30.000 abitanti di differenza, ma il territorio è lo stesso, le strade forse ce ne sono più a Fano, noi lavoriamo con 30 milioni di euro all'anno in meno. Allora è facile amministrare quando ci sono parecchie risorse. Tra l'altro qui c'è qualche cittadino che chiede la possibilità di esprimersi con un referendum proprio sul nuovo ospedale. Beh, quello è uno strumento che potrà essere utilizzato, io non sono contrario allo strumento del referendum, anche se poi quando si usa l'istituto del referendum devono essere dei quesiti chiari, sì, perché poi le cose quando sono complesse non è facile esprimersi. Però è uno strumento che a me non dispiace se è necessario. Poi in questi giorni c'è stata un po' di confusione con il discorso dei referendum che erano stati proposti, che nulla hanno a che fare con l'ospedale e con l'organizzazione sanitaria, era semplicemente per dare più potere o meno al Consiglio regionale rispetto, certo, alla Giunta. Guardi, intanto io vorrei, sì, ricordare ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando anche i numeri che vedono in sovrimpressione, che è lo 0721 86 14 33, oppure inviare anche un messaggio, oppure con WhatsApp al 338 49 250, 49 68 250, scusate. Quindi, ecco, attendiamo le vostre segnalazioni, ma già ne sono arrivate tantissime. Ad esempio, per quanto riguarda le asfaltature, qui chiedono via Fanella all'altezza della Nuti, la strada di Rosciano davanti all'asilo, ecco, sono stati assegnati i lavori per la manutenzione, sì, straordinaria delle strade, tra l'altro si parla di 4 milioni di euro. Sì, io avevo annunciato che il 2016 sarebbe stato un anno ricco di iniziative, di interventi, scoppiettante l'avevo definito, e ho mantenuto l'impegno per tutte le, sì, cose che avevamo dichiarato, si stanno realizzando, anzi, ne arriveranno forse di più di quelle che avevamo annunciato, perché io appartengo a quella categoria che fa meno annunci all'inizio, parla quando è convinto e sicuro di poter realizzare delle cose. Uno dei problemi che io mi sono trovato quando mi sono insediato è quello delle strade, che onestamente, tanto giriamo tutti, sono in uno stato, non voglio usare la parola pietosa, ma onestamente tutte le persone che mi fermano mi segnalano sempre questioni di difficoltà, sì, di buche. Bene, noi asfalteremo 60 km di strade, risistemeremo tutto il lungomare, risistemeremo in tutti i quartieri andremo, asfalteremo strade in tutti i quartieri, Rosciano la faremo quasi completamente. Ci chiedono anche le strade di Centinarola, insomma ci sono diversi Centinarola, quartieri. Via Fanella, via 4 Novembre, la finiremo, la parte che era rimasta, Gimarra, Ponte Sasso, la parte del mare, Bellocchi, ecco, anche Bellocchi, anche la parte del cimitero, quindi faremo tante strade e quello sarà una bella risposta. Non è che faremo, facciamo, perché abbiamo già appaltato, abbiamo già le ditte che hanno vinto la gara, il bando di appalto, quindi
quando il tempo, le condizioni lo consentiranno, inizieranno i lavori di asfaltatura. Quindi si parla di primavera? Sì, sì, sì. Saranno sei ditte che lavoreranno contemporaneamente. Ovviamente organizzeremo per evitare i disagi, ma ovviamente quando si lavora ci sono anche, certo, anche quelli. In alcune zone poi dovremo interrompere per l'estate, però chiaramente terremo conto anche di quelli che sono i biglietti da visita anche delle zone più frequentate, anche in bicicletta, penso agli accessi al mare. Per cui questa sarà una bella risposta che i cittadini apprezzeranno. Ecco, sei ditte proprio per ottimizzare i tempi. Sì, io avevo preso un altro impegno quando mi sono candidato, cioè quello di far cercare di lavorare più ditte, di non concentrare. Qui potevamo fare la scelta di un unico appalto per un'unica ditta, l'abbiamo frazionato, come abbiamo frazionato tanti lavori, per dare la possibilità a più ditte di lavorare. Qui ci dicono anche che il sottopasso di Centinarola è al buio, quindi la sede stradale è stretta, senza marciapiedi, buia, insomma si può fare qualcosa? Ecco, me lo segno, perché adesso onestamente mi sfugge se è quello da via Fanella che porta Centinarola, penso sia quello. Me lo segno. E poi, come le altre volte, questa volta insomma sono tre mesi che non ci vediamo, non ho portato il report di novembre. Lo preparerà. Però per il prossimo incontro, gli appunti di oggi, le richieste, io puntualmente porterò la risposta per ognuno, nel bene e nel male, anche quando bisogna essere onesti e dire non siamo in grado di farlo, oppure lo faremo nelle tempistiche. Benissimo, lo attendiamo. I genitori della scuola dell'infanzia di Ponte Sasso le chiedono se il trasferimento alla scuola di Torrette è previsto entro la fine dell'anno scolastico in corso. La risposta è sì. Noi avevamo previsto il trasferimento per la fine di febbraio. Sì. Poiché sono state portate delle migliorie alla struttura, richiederà un mese e mezzo in più. Quindi si tratterà di procrastinare, penso ad aprile, fine aprile potrà esserci il trasferimento. Abbiamo parlato di queste migliorie perché la nuova struttura sarà una bella struttura. Quindi anche i genitori saranno contenti di mandare i loro figli nella nuova struttura. Quella che ospita oggi ovviamente è un po' d'emergenza, però ecco, tranquillizzo, i lavori stanno andando avanti, c'è stato un allungamento perché sono state apportate delle migliorie. Invece l'ufficio anagrafe? L'ufficio anagrafe è un altro degli obiettivi che ci dobbiamo dare, però qui abbiamo due elementi. Uno è quello del personale, che in quel settore è un po' carente, e poi stiamo lavorando sul bilancio, dobbiamo trovare le risorse. Però è uno degli obiettivi che ci siamo dati, i residenti lo sanno, avremmo voluto già averlo fatto, però sarà una cosa che io spero entro l'anno, entro l'estate non lo so, ma entro l'anno sicuramente. Bene, per quanto riguarda il quartiere di Fano 2 invece chiedono sia le asfaltature, ma abbiamo anche un'altra segnalazione. Un pericolo dove si trova la farmacia Ercolano sulla Flaminia, ci sono le strisce pedonali che di notte non si vedono, nonostante lampeggianti a lato della strada per segnalare. Dice secondo me manca la luce e anche il rallentatore perché lì vanno troppo forti. Allora intanto le strisce pedonali le abbiamo fatte da pochissimo, perché ci avevano chiesto di spostarle proprio perché lì c'è una nuova struttura, c'è tanta gente che attraversa la strada con un parcheggio davanti, e lo abbiamo fatto. E la luminosità, adesso abbiamo fatto un esperimento con l'attraversamento pedonale di fronte all'ex caserma Paolini, funziona bene, ho visto che anche i commenti sono stati positivi, cercheremo di ampliare, però ovviamente ogni cosa ha un costo e ha degli impegni. Dico questo, faremo in due anni un investimento sull'illuminazione di circa 600.000 euro. Porteremo nuovi punti luce in diverse zone della città, ma soprattutto faremo anche un'opera di sostituzione per quello che riguarda tutta la parte mare della Sassonia, e dopo cerchiamo di farlo entro l'inizio dell'estate, se riusciamo, pensiamo entro maggio, e dopo l'estate una sostituzione del corpo di illuminazione del centro storico. E c'è già stata negli anni anche un'operazione di risparmio energetico, di interventi per abbassare il consumo anche dei singoli punti luce della città, però ecco, faremo un investimento importante, ovviamente insieme ad ASET SPA, che ha la delega alla gestione della pubblica illuminazione della città di Fano. Anche questa sarà una bella risposta, sia sotto l'aspetto di ampliamento dei punti luce, ma anche sotto l'aspetto della qualità, della bellezza, perché poi anche i lampioni fanno design, fanno
rendono più o meno bello un, certo, un luogo. Certo, un bel biglietto da visita, esatto, insomma. Per quanto riguarda la zona Sassonia, ci segnalano che via Massimo D'Azeglio non è allacciata alle fognature. Ve lo segno. Poi buche lo stesso dall'ex ospedaletto a piazza Don Orione, dall'uscita della superstrada Viale Mattei passando per l'Ocean. Poi, per quanto riguarda l'ex mattatoio, visto sì, che lì sono stati eseguiti i lavori, lasciatemelo dire con grande soddisfazione, siamo l'unico comune in Italia che ha bonificato tutte le strutture dell'amministrazione comunale. Non c'è più un centimetro quadrato nel patrimonio, sia ovviamente nelle strutture importanti come il Palazzo dello Sport, Venturini, il mattatoio che era un rudere, era un mostro. Ecco, vediamo quale immagini. Esatto, è un mostro. Invocato da tanti anni, oggi è un campo, quindi grande soddisfazione per questo lavoro. Siamo l'unica città delle Marche, 4 in Italia che hanno usufruito di questa opportunità che il governo aveva messo a disposizione nel 2015. Abbiamo avuto riconoscimenti importanti da tutti, è venuto anche il sottosegretario all'ambiente a complimentarsi. Domani sono a Senigallia con l'ANCI perché prendono ad esempio Fano per questo grande risultato, ma soprattutto anche per l'attenzione che abbiamo dedicato all'ambiente, perché non è solo questo intervento, ma sono tanti interventi. E mi piace sottolineare un aspetto, fare un'opera che tutti vedono può premiare anche elettoralmente. Fare queste opere qua, adesso a parte il mattatoio che si è visto, però sono tanti piccoli interventi, anche in piccole strutture che nessuno nota, ma hanno un'importanza nella tutela della salute e a favore del prossimo, certo, io dico. Certo. E allora come sindaco, come amministrazione abbiamo preferito fare una scelta che guarda più la salute, guarda lontano, magari sacrificando qualche altro intervento che poteva dare un premio magari anche elettorale, ma alla fine noi dobbiamo cercare di fare il meglio per coloro che rappresentiamo. Quindi ecco, mattatoio, non c'è più quel mostro. Cosa ci farete, un parcheggio? Ma lì c'è una destinazione urbanistica che non abbiamo scelto noi, che abbiamo trovato nel piano regolatore approvato anni fa, e quella è una zona edificabile, fra l'altro un bene inserito nell'elenco delle alienazioni. Ovviamente queste cose possono essere cambiate, noi rimettiamo mano al piano regolatore, quindi lo rivedremo e potrà essere questo un elemento di considerazione, tenendo conto che poi abbiamo fatto la scelta, quella partecipata, quindi coinvolgeremo i cittadini anche a monte, non dopo, perfetto, nelle scelte che faremo. Dunque, qui ci dicono anche che Torrette insomma è un po' dimenticata dall'amministrazione comunale per diversi motivi, fogne, eccetera. Beh, Torrette Ponte Sasso va riconosciuto che noi, il tempo passa in fretta, sì, però siamo qui da un anno, neanche un anno e mezzo, quindi non è che in questo anno e mezzo penso che abbiamo fatto più interventi in quella zona rispetto agli ultimi 7-8 anni. Voglio ricordare io Crinaccio sulla quale rinterverremo, voglio ricordare che c'è un elenco di strade che asfalteremo tra poco, la sistemazione della scuola di Torrette. È chiaro, le cose da fare sono tante perché è una zona rimasta indietro per tante progettualità. È mia intenzione anche programmare un concorso di idee sulla riqualificazione Lido, Sassonia e Torrette. Quindi tutto lungo. Per cui ovviamente è tutto in itinere, le cose non è che. Io mi rendo conto che quando arriva qualcuno si vuole tutto subito, non è così facile, però stiamo facendo tanto. All'inizio io mi ricordo, ho passato i primi mesi anche difficili, di critiche, però. Le cose vanno impostate, il lavoro l'abbiamo impostato e oggi stiamo raccogliendo i frutti. Abbiamo fatto tanti progetti, tanti lavori sono già stati fatti, tanti ne faremo. Stiamo dando risposta a tutti i problemi di questa città, perché su ogni questione potremmo fare una trasmissione a quiz. Mi fate una domanda su un problema, io ho una risposta. Dopo è chiaro, non tutte si risolvono subito, ma caserma dei vigili del fuoco. Stiamo lavorando su tutto, veramente su tutto. E mi sento adesso anche soddisfatto del lavoro che sto facendo. Se me lo chiedete quest'estate avevo qualche preoccupazione in più. I problemi sono tanti, ripeto, a cominciare dal bilancio su cui stiamo lavorando, che è difficile, ma veramente stiamo dando risposte a tutti i problemi della città sulla quale si aspettavano risposte da, non dico da anni, anche da decenni in alcuni casi. Sentiamo subito chi c'è al telefono, magari diamo una risposta anche al prossimo cittadino. Pronto? 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 Buonasera. Sì, buonasera. Sento pochissimo, buonasera. Buonasera. Allora,
io vorrei parlare con il signor sindaco. Sì, la sto ascoltando. Sento. Prego, lo ascoltiamo. Ecco, adesso un pochino meglio. Io sono una paziente di Fior di Loto. Una paziente? Una paziente del Fior di Loto, le pazienti operate di Fior di Loto. Ah, sì, ok. Chiederei stasera, siccome che ho ricevuto una telefonata da una mia collega, io la chiamo collega, sì, che il posto dove noi facciamo terapie, ci raduniamo lì in via Colonna, sì, dobbiamo lasciarlo entro domani. Sì. Io le farei un appello molto grande, signor sindaco. Io penso che abbiamo già risolto il problema. Non vorrei sbagliarmi, ma penso che abbiamo già individuato un'altra area, che è nella scuola Bianchini, se non sbaglio. Io però, ascolti. Sì. Io ho ricevuto questa telefonata da una... Io le chiamo colleghe ormai, tutte colleghe. Che entro domani sì, dobbiamo lasciare proprio il posto. Difatti io domattina avevamo un incontro con una terapista e ha detto ti do una brutta notizia. Sì, però io penso lasciarlo che... entro domenica. Sì, il problema però dovremmo averlo risolto individuando un'altra... Un'altra anche grande, quindi... Però domattina verifico subito, perché è un problema. Io lo faccio anche da parte di tutte le altre, perché la seguo sempre. Ci aiuti in questo campo, perché è il modo che noi riusciamo tra di noi a sollevarci con l'animo, con tutto quello che stiamo passando. Non deve aggiungere altro, perché comprendo. Guarda, adesso... Penso che la questione sia risolta, perché me l'avevano posta la questione, l'assessore Marina Bernese con l'assessore Cecchettelli, ci avevano lavorato per trovare una soluzione alternativa che è stata individuata, che fra l'altro è anche una buona struttura, è grande. Poi ricordiamo che a casa ci sono le sue segretarie che si appuntano tutto, per cui sicuramente comunque domani controlleranno. Comunque domattina è la prima cosa che faccio appena arrivo in comune. Perfetto. Nei parchi giochi per bambini meno arrugginiti e soprattutto presenti, parlano anche ad esempio del parco di Rosciano, ma a proposito, stavate iniziando a sistemare quartiere per quartiere, sì. Proseguite in questo sì, senso? Sì, anche su questo abbiamo destinato nel fondo, nel conto capitale, delle risorse per sistemare alcuni giardini. Ovviamente non arriviamo in tutti, ma faremo degli interventi importanti, a cominciare dai giardini di Tombaccia, okay, che avevano necessità di un intervento importante, lì lo risolveremo completamente, lo risistemeremo, c'era un problema anche della rete, della recinzione che aveva un tasso di pericolosità alto, e faremo altri interventi. E ogni anno mi piacerebbe fare degli interventi in modo tale che tutti i nostri spazi verdi, che sono polmoni importanti, per i bambini, per gli adulti, perché in ogni quartiere ci deve essere uno spazio dove uno... Quindi curerete anche questo? Sì, adesso ovviamente con le nostre capacità, con le nostre possibilità, però abbiamo destinato delle risorse significative per quest'anno, per il 2016. Fanno parte di quel pacchetto di lavori che sono già partiti. Perfetto, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Io vorrei parlare col sindaco, che lo sento tanto soddisfatto. E sento tanto soddisfatto. Vabbè, adesso le cose sono, sì, abbiamo fatto molto. Ecco. Dica, signora. Io abito proprio alla Sassonia. Sì. Abito alla Sassonia, sì. E siccome che avanti casa mia è pieno di buchi in via dello Scalo. Sì. Pieno di buche. E stop non c'è più, viene oltre da via dello Tombari, come ma tutti, sti giorni con quel po' d'acqua camminiamo per la strada e io una certa età un po' che la testa già mi bacilla per con sua, ma ci perdessi in briechi. Grazie, abbiamo capito, insomma, magari anche qualche rallentatore, sindaco. Sì, allora, intanto Sassonia facciamo molti asfalti, tutta Dante Alighieri, adesso con le vie faccio un po' di confusione, non vorrei sbagliarmi, però... asfaltiamo Viale Adriatico, tutta Viale Dante Alighieri, facciamo Via Battisti, delle traverse, sì. Adesso questa che via era? Adesso mi è sfuggita la via, però chi a casa che mi sta seguendo si prende l'appunto, poi magari mi riascolto, rivedo la trasmissione se mi sfugge
qualcosa. Perfetto. Dove non riusciamo ad asfaltare, ovviamente interverremo con la sistemazione delle buche. Poi comincia la signora, insomma, vanno anche forte, sì, le macchine, quindi insomma agirete anche lì. Nuova scuola di Cucurano Carrara, sì, come procedono i lavori? Procedono bene, nel senso, proprio oggi in giunta ne abbiamo parlato, il sindaco per un giorno ha ascoltato, e faremo prestissimo l'appalto. Perfetto. Oggi abbiamo guardato i criteri per l'appalto, ci sarà un'attenzione, dico subito che nel progetto esecutivo definitivo esecutivo che abbiamo portato si era ristretta un po' la palestra. Con il bando che faremo prevederemo anche l'allargamento dello spazio anche per la palestra, che diventa anche una risposta maggiore per il territorio. Quindi contiamo di far partire il cantiere dopo l'estate. Sì. Noi abbiamo le quote per Scuola Bella, perché noi siamo riusciti a inserirci su Scuola Bella per il 2016, ma una quota più piccola, anche perché fra l'esecutivo, il definitivo, il fare il cantiere, insomma, non sono lavori da poco, richiedono, certo, tempo. Il grosso sarà fatto nel 2017, nel 2018 pensiamo che insomma i ragazzi potranno andarci a scuola. Benissimo. Interquartieri, c'è una data? Beh, effettivamente Interquartieri, avevamo fatto proprio una conferenza andando, sul, sì, posto. Stanno andando bene, ormai sono solo i tempi tecnici del lavoro. Io penso che, voglio essere prudente, perché quando si dicono le date poi si rischia di essere smentiti, ma onestamente a giugno penso possano passarci le auto sopra. Benissimo, passiamo anche qua. Miro l'impegno del sindaco per l'ospedale. Aggiungo anche, sì, un'altra cosa, altra notizia importante. Quando dicevo che il 2016 sarà stato l'anno di tante novità, secondo me maggio-giugno potrebbero partire anche i primi cantieri degli altri 60 milioni di nuove strade che da Fenile arriveranno fino a Tombaccio, compreso il nuovo ponte del fiume Metauro, quelle opere compensative. Adesso non voglio esagerare, però un prudente ottimismo mi porta a dire, anche perché ho avuto un incontro recentissimo con i rappresentanti di Città Autostrade, che presto partiranno i cantieri anche lì. Benissimo. La ciclabile, appunto, ha nominato Fenile. Sì, ciclabile sta andando avanti adesso con i suoi tempi. Con i suoi tempi. Però ecco, anche su questo non dimentichiamoci che comunque quando sarà finito un problemino c'è, è sul ponte, perché lì c'è un contenzioso con una proprietà, quindi il rischio che possa esserci questo intervallo nella realizzazione di uno spazio, certo, quello del ponte. Però sto trattando anche questo con Società Autostrade in questa fase. Chiedono momento anche giochi nel parco di San Lazzaro, poi per l'ospedale c'è una grande richiesta da parte di un'associazione per farne una sorta di centro di cure palliative pediatriche. Perché non portarlo, sì, avanti? Quindi credo si riferisca, sì, no, all'ospedaletto. L'associazione, giusto, Maruzza, esatto, con il suo presidente Elmo Santini, che stanno facendo un bellissimo lavoro. So che, non so, ho parlato anche con il consigliere regionale Volpini, che è presidente della Commissione Sanità, c'è interesse, sono stati fatti passi in avanti, noi auspichiamo, ovviamente anche perché è una risposta importante che si dà a dei ragazzi che vivono una situazione difficile. Nelle Marche non c'è una struttura per le cure palliative, quindi è un'opportunità importante. E soprattutto diventa anche, oltre a dare un servizio importante alle famiglie e ai piccoli che sono in una fase delicata della loro vita, c'è anche un tema economico che porta dei risparmi poi anche al bilancio regionale, perché altrimenti sono spese passive che vanno, esatto, le trasferite sono in altre regioni, oltre al disagio, alle difficoltà della persona che vive uno stato di salute grave, c'è anche l'aggravarsi, dover fare anche chilometri e andare fuori regione. Prima di sentire che c'è il telefono, le dico che chiedono un marciapiede in via Fanella, perché effettivamente lì è... Sì, lì via Fanella è una di quelle strade che saranno asfaltate, è nostra intenzione lì rivedere anche la viabilità con senso unico, pensando alla pista ciclabile, mettere in sicurezza magari facendo parcheggiare solo da una parte. Quindi anche un marciapiede? Anche... Adesso il marciapiede è un intervento importante, sì, che richiede risorse e non abbiamo in questo momento le risorse per poter fare un marciapiede. Però con le asfaltature, con l'interquartiere che sarà finita, insomma cambierà volto, saranno messi in sicurezza e cambierà anche per chi va in bicicletta, per chi va a piedi
troverà una nuova realtà. Perfetto, poco. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Una domanda al signor Sindaco. Sì. Prego. Sì, a sentire, sono Berluti, un abitante di via Fratelli Zuccheri. Sì. Uno dei tanti che il 6 febbraio 2015 sì. ci siamo allagati. Sì. E ste scogliere partono o no? Partono. È tutto a posto. Grazie per la domanda, perché è un argomento che avremmo affrontato. Prima di farle sì. dare una risposta, le dico anche che ci ha scritto Mauro Genesi, appunto, sì. che oltre a chiedere informazioni per le grosse mareggiate di febbraio 2015 che hanno causato tanti danni, quindi chiedono informazioni su questo risarcimento possibile, ma anche per quanto riguarda le scogliere, quindi la difesa della costa. Sì, cominciamo dal risarcimento. Allora, il tema, ci sono stati due eventi atmosferici avversi, importante, quello di febbraio sì. e quello di marzo. Esatto. Quello di febbraio è stato quello che ha avuto maggiori danni sia delle attività produttive sia dai privati, quasi 2 milioni complessivi. Noi quando c'è stato l'episodio abbiamo fatto il nostro censimento che abbiamo trasferito alla regione che a sua volta ha chiesto lo stato di calamità al governo. E la stessa cosa è stata fatta per gli eventi di marzo. Marzo sono stati riconosciuti come stato di calamità e anzi la regione ha già iniziato a rimborsare, alcuni decreti li ha già fatti per quello che riguarda marzo. Okay. Il problema di febbraio, purtroppo il governo non ha riconosciuto alla regione Marche lo stato di calamità, cosa che invece ha riconosciuto all'Emilia Romagna. E noi ci siamo adoperati, abbiamo chiesto alla regione che a sua volta rivendicasse l'estensione di questo riconoscimento anche nella parte nord delle Marche, l'abbiamo chiesto anche ai nostri parlamentari, ma a tutt'oggi, e purtroppo non sono ottimista su questo, non c'è stata una risposta affermativa. Quindi per marzo, purtroppo marzo per fortuna sono stati meno danni, però quelli sono riconosciuti. Invece febbraio, quelli di febbraio no? dove veramente i danni pesanti li abbiamo avuti in tutta la... perché marzo sono stati più danni nel sud delle Marche. Sì, sì. E per cui ecco, queste persone giustamente non se lo spiegano, hanno perfettamente ragione. Noi l'unica cosa che possiamo fare è quella di insistere attraverso, e questo non è neanche una competenza dell'amministrazione comunale perché è un rapporto tra regione e governo. Invece le scogliere sono buone notizie. Potrei dire anche una data, 7 o 8 marzo inizieranno i lavori. Gli scogli sono già, c'è tutto. Parla di quelle di Sassonia, quelle perché di Sassonia. Gimara è già finito. Esatto. Gimara è già finito. E qualcuno perché sono partiti da Gimara, sono due ditte diverse, due appalti diversi, quello più piccolo ovviamente hanno iniziato prima e finito subito. Lì si trattava di rinforzare le scogliere di Gimara. Qua invece sono nuove scogliere, quindi tutto procede come annunciato. Tutto va bene, insomma io penso che per al massimo settembre i lavori sono tutti terminati. C'è il tema di maggio, se si riesce a lavorare o meno, perché lì è legato anche a temi ambientali di tutela della qualità delle acque, bandiera blu, stagione balneare. Però ecco, il 7-8 marzo, quella settimana ripartono i lavori. Perfetto. Quindi posso tranquillizzare i residenti di quella zona e il lavoro verrà fatto tutto. Non ci saranno delle parti ad esclusione del tratto di fronte alla pista di Coccarda dove non ci sono abitazioni, anche se pensiamo di intervenire anche lì con il ribasso che abbiamo avuto dalla gara per questa realizzazione di queste scogliere. E arriveremo fino all'anfiteatro Rastatt, quindi è un intervento importante che speriamo sia risolutivo. Dopodiché c'è tutto il discorso anche di intervento che faremo su Viale Ruggeri, è un intervento importante, ma questo sarà fatto soltanto dopo i lavori delle scogliere e a settembre-ottobre partiranno anche i lavori degli scolmatori che verranno portati a largo. Anche su questo ci tengo a sottolineare, siamo il primo comune della regione Marche che fa un intervento di questo tipo. Perfetto. Dunque, eccola qua, ce l'ho anche qui. Sì. Buonasera, sono una cittadina che domenica pomeriggio si è recata alla camera mortuaria ed ha parcheggiato al Forboario alle ore 14. Si è ritrovata una multa. Una multa, dice tra l'altro, in modo da impedire all'altro veicolo di sostare, di uscire, no.
Questo lasciamo, non è assolutamente vero, avevo parcheggiato vicino a un albero e la mia auto non impediva assolutamente il passaggio o la sosta a nessuno. Premesso che la segnaletica orizzontale è praticamente nulla. Noi proprio su questo abbiamo dedicato un servizio nei giorni scorsi e molti cittadini appunto lamentano questo. C'è un problema di molti parcheggi che sono in una situazione critica. Faremo interventi anche in molti di questi parcheggi. Perfetto. Io direi di andare qualche minuto in pubblicità. A fra poco. Bene, bentornati in diretta con il nostro programma Primo Cittadino. Elena, vorrei chiederti subito se hai qualche consiglio da dare a questa amministrazione o magari qualche quartiere in particolare, insomma, che cosa si può migliorare? Io credo sinceramente che già girando per Fano le cose sono tante, appunto come dice il sindaco, e basta guardarsi un po' intorno. Io ho una zona nel cuore, ho imparato a conoscere una zona sia perché mi reco al lavoro e sia perché la vivo un po' nel privato, ed è una zona alla quale mi sono affezionata. E apro una piccola parentesi, ho vissuto questa problematica anche di persona, quindi l'ho presa un po' a cuore. E sto parlando del dragaggio del porto, che sarebbe una cosa molto importante farlo in maniera definitiva, anche per dare un premio a questi pochi pescatori che sono rimasti e che portano avanti questa risorsa che è per noi e questo mestiere che è per loro, con forza e coraggio, al di là di tutte le problematiche che incontrano. Quindi il dragaggio sarebbe proprio ora di dargli un premio a questi marinai. Una volta mi raccontavano che erano molti di più, e quei pochi che sono rimasti, e quindi mi auguro che, sicuramente sono fiducioso, e mi auguro che insomma questo presto arrivi, perché lo meritano, nulla togliere ad altre categorie, che rischiano la vita tutti i giorni, ma anche in mare, insomma, è dura, e quindi è un pensiero in particolare, appunto, perché l'ho potuto vivere in prima persona, certo. Questo sì. Per chi si fosse sintonizzato in questo momento, Elena è stata scelta come sindaco per un giorno, per cui oggi ha affiancato Seri in tutti i suoi impegni amministrativi. Sindaco, che cosa risponde? Anche qua ci sono delle novità importanti. Beh, rispondo che noi già una risposta importante l'abbiamo data, perché abbiamo fatto un dragaggio straordinario che non ha precedenti nella storia della città del porto di Fano, ma non è, è, dal nostro punto di vista, del nostro progetto, è solo la prima parte. Sì. È stato molto apprezzato perché è stato fatto un buon lavoro. Io non sono un tecnico, però i pescatori in primis me lo hanno detto, ma anche i tecnici. E a questo si deve aggiungere un nuovo dragaggio, che è quello della Darsena, perché il problema alla Darsena è rimasto tale quale a prima. Abbiamo messo in sicurezza l'entrata e l'uscita, però la Darsena, quando c'è la bassa marea, purtroppo si arenano quando sono ormeggiate nelle Darsene. Proprio ieri mattina ero ad Ancona con l'assessore regionale, con il presidente dell'autorità portuale, per parlare delle nuove strategie che veda una collaborazione, una rete fra i porti regionali e quelli nazionali. Non dimentichiamo che nelle Marche abbiamo 3 porti nazionali, che sono Ancona, Pesaro e San Benedetto, e 5 porti regionali. E abbiamo parlato del tema della cassa di colmata, perché il tema vero, poiché parliamo di fanghi di fascia B in questo caso, possono essere solo portati in discarica, ma dei costi talmente alti che sarebbe come buttare via i soldi, non possiamo permettercelo, o in casse di colmata. Noi abbiamo una quota di 45.000 metri cubi che abbiamo ritrattato, stiamo attendendo di firmare l'accordo integrativo, ma la sottosegretaria Velo, che è venuta, mi ha anticipato che il problema che ostacolava la definizione del protocollo integrativo è superato, hanno trovato la formula, l'ostacolo che arrivava dal Ministero dell'Ambiente. Quindi noi con quei 45.000 metri cubi ci servono per trasferire i fanghi stoccati, e su questo abbiamo già fatto la gara d'appalto, con la clausola che ovviamente venga messa a disposizione la cassa di colmata. Quindi lì c'è già la ditta e stiamo andando avanti. L'altra parte per il dragaggio della Darsena, e su questo abbiamo chiesto alla Regione di rimettere altre risorse, perché ovviamente è un'operazione importante. Ma il tema vero non è solo questo, questa è una bella risposta completa che si dà ai pescatori, alla canteristica, al porto turistico. Ma il tema vero è quello della manutenzione ordinaria, perché altrimenti, se noi dopo aver fatto un lavoro straordinario come questo, risolvendo il problema, spendendo anche risorse importanti,
fra 3-4 anni si ripone il problema tale quale. Ecco, ma la regione allora, in questo caso è disposta ad aiutarli allora, anche sul sistema. Il tema è quale strategia. Io la mia proposta l'ho avanzata proprio ieri, e cioè quella di fare una manutenzione ordinaria costante tutti gli anni con tutti i porti. È chiaro, sono comunque tematiche difficili, qui c'è un tema anche di necessità di semplificazione, perché quando parliamo di temi ambientali, tra autorizzazioni, analisi, io non le dico i soldi che ci fanno spendere tra enti e enti solo per fare i carottaggi, e che anche questo è un tema che abbiamo posto, che è insomma esatto. Un po' discutibile. Però ecco, siamo sulla strada giusta, anche perché il porto è parte integrante della città, è una risorsa importante per la città. In modo particolare il porto di Fano per le sue caratteristiche plurali, perché lì c'è il tema turistico, quello della pesca, legata alla nostra tradizione forte, importante, c'è il mercato del pesce. Quindi è un porto che ha delle potenzialità e dal mio punto di vista potrà portare delle ricadute economiche importanti, vedo anche movimenti significativi, quindi sono fiducioso anche in questo. Ecco, la regione comunque vi aiuterà? La regione si sta facendo carico di questo, perché poi anche nel loro interesse alla fine è un problema che riguarda tutti, è un problema anche di carattere economico, che si bloccano alcuni comparti come questo, poi significa mettere in crisi anche tante famiglie. Certo. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Sì, pronto. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Signor Sindaco, io prima di tutto volevo complimentarmi con lei e la sua amministrazione perché finalmente cominciamo a vedere qualcosa di positivo. Uno. La ringrazio. Due, di averti dato, di darsi la possibilità di mettersi in contatto con lei. E adesso arrivo alla domanda. Sì. Nelle piste ciclabili, quando adesso le piante incominceranno a mettere le foglie, siccome i lampioni sono al di sopra della chioma delle piante, sotto non si vede più niente. Certo, non sarà semplice, ma si può fare qualcosa per questo? Grazie per la segnalazione. Sì, il tema è di intervenire. Noi prevediamo 3 interventi nella stagione estiva, in modo particolare la più complessa è quella della pista ciclabile Fosso Signore Arzilla. Lo scorso anno ne abbiamo fatto un passaggio in più rispetto a quelli programmati, però d'altronde il problema qual è? Noi l'intervento lo facciamo all'inizio, però d'estate l'erba, le piante crescono in fretta, poi se fa una giornata di pioggia con il sole ancora di più, quindi siamo sempre a rincorrerci, in modo particolare con le canne, con i canneti che tagli la settimana dopo sono già ricresciuti, per cui anche su questo occorrerebbe fare molti più passaggi, però noi dobbiamo fare i conti anche con le risorse che abbiamo a disposizione per il verde, anche se l'estate scorsa, adesso al di là che le critiche ci sono sempre, troviamo sempre l'angolo che non va bene, però sulle zone principali va riconosciuto che c'è stata una qualità anche nella manutenzione e nella tutela del verde. Beh, rispetto al passato migliore. Arriva la primavera, quindi magari qualche intervento in più. Sì, noi li programmiamo. Intanto l'assessore Fanesi ha fatto un sopralluogo su tutta la zona mare per vedere gli interventi da fare, per farci trovare preparati per la Pasqua, anche se arriva presto la Pasqua quest'anno rispetto all'anno precedente. Quindi faremo una serie di piccoli interventi che sono, perché molte volte anche i particolari fanno la differenza. Parliamo sempre della zona mare. Sì. Il tendone, visto che è stato completamente distrutto. Il tendone è un problema, nel senso è stato distrutto e per risistemarlo occorrono 50.000 euro. Noi non li abbiamo adesso. Quindi. C'è comunque anche chi propone ecco, il tema vero, il tema vero, adesso si è aperto un dibattito. C'è chi vorrebbe risistemarlo e chi dice no, non ha più senso, non mettiamoci nulla, lasciamo una visuale del mare. E comunque adesso per quest'estate il problema non si pone perché non avremo probabilmente la capacità di intervenire perché... però ci stiamo ragionando, quindi magari la prossima volta sarò in grado di dire cosa faremo. Perfetto. Chiedono di sistemare il parco a Fano 2 davanti alla chiesa perché si allaga quando piove e intorno allo scivolo mancano anche le altaline. È sentita questa cosa dei parchi e dei giochi per i bambini, anche perché sono spazi importanti. Quando uno vuole uscire, vuole sedersi per leggere un libro, vuole portare un nipote, il figlio, vuole andare a farci una passeggiata. Quando non facevo il sindaco e avevo più tempo a disposizione lo facevo anch'io. Riconosco che è un piacere quando è accogliente, ben curato. Qui purtroppo, per fortuna, ce ne sono tanti nella città. Sono stati un po' trascurati e quindi vanno recuperati. E ovviamente, come tutte le cose, quando sono stati trascurati per troppo tempo è difficile recuperarlo in pochissimo. Però, insomma, adesso abbiamo ingranato la marcia e penso che in un paio d'anni riusciremo a fare il giro di tutto. Perfetto.
Credo che abbiamo un'altra telefonata, giusto? Sì, pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì. Ci sente? Buonasera. Sì, sì. Buonasera. Prego, dica pure. Forse sì. Lo sindaco mi sente? Sì, la sento bene, la sento bene. Ah, buonasera, sono Cecchetelli, sindaco. Sì. Senta, per quanto riguarda i cimiteri, lei ha detto tempo fa che erano tutti a posto, quello centrale, nella parte sinistra, c'è un problema che cadono i pezzi e nelle colonne ci sono, tanto che nelle colonne ci sono anche delle fasce di ferro che stanno a testimoniare che c'è pericolo ed è un tratto sulla sinistra, entrando sulla sinistra e subito a destra, dove si va a prendere l'acqua, per cui è di passaggio. Io a suo tempo ho parlato con il tanto per non far nomi, con l'ingegner Roberti, sì, il quale mi ha detto: Cecchetelli, guardi, io vado a vedere, lei mi lasci il numero e poi le faccio sapere qualcosa. Erano i primi di ottobre e non l'ha richiamata. A febbraio non ho avuto nessuna comunicazione. Oh, per quanto riguarda l'ospedale, questo ho parlato anche con mia cugina, tenete presente come fanno il fenile, perché è un punto che è importante sia per noi che per Pesaro, perché Pesaro ha Muraglia, Trebbiantico, Novilara, Fenile, e per noi va bene lo stesso in alternativa. Io direi quello che dice lei in via principale, in via subordinata, Fenile, che è un bel posto, anche perché se lì tra le opere compensative dovessero fare anche il casello Fano Nord, e il Fenile è a due passi. Perfetto, insomma, più o meno abbiamo capito. Sì. La ringraziamo, grazie per la segnalazione. Sì, concordo con l'ultima parte. Per quello che riguarda i cimiteri, allora anche su questo lo abbiamo già comunicato, abbiamo fatto le conferenze stampa, faremo tutta una serie di interventi importanti, e le ricordo. Un intervento importante al cimitero di Rosciano, un intervento importante al cimitero dell'Ulivo, un intervento importante al cimitero di Ferreto, poi questi sono già appaltati. Poi faremo dei lavori, adesso appena approvato il bilancio daremo un incarico per un esame geologico per quanto riguarda il cimitero di Caminate, dove c'è un problema quando piove, non siamo riusciti a farlo prima nel 2015, in base poi a quelli che sono gli esiti accantoneremo delle risorse che abbiamo già individuato nel piano triennale degli investimenti per fare degli interventi. E lo stesso anche in altri piccoli cimiteri. Cimitero centrale a cui faceva riferimento il signore, abbiamo fatto alcuni piccoli interventi d'emergenza, perché lì ci sono delle situazioni difficili. Le scelte oggi che abbiamo fatto, gli interventi che ho citato, erano quelli di emergenza, perché a Rosciano non c'erano più loculi, situazioni anche difficili di persone che avevano perso i cari e non c'erano i loculi a disposizione. Quindi c'erano delle emergenze che purtroppo non erano mai state affrontate prima, questo va detto. Quindi dovevano essere programmate per tempo, dice. Adesso mi dispiace, io ci tengo, siccome sbaglio anch'io alcune volte, perché il sindaco è uno, le telefonate, io vedo anche i messaggi, io invito, ecco, un appello lo voglio fare, perché molti mi scrivono anche su Facebook personale, io non ce la faccio a rispondere a tutti, quindi qualcuno poi mi scrive, cerco di rispondere a tutti, magari impiego più giorni, perché lo faccio anche personalmente, però scrivetemi sulla pagina del sindaco, Massimo Seri, sindaco di Fano, dove non sono solo a guardarle, quindi riesco a essere tempestivo e a dare delle risposte. Adesso per si fare il discorso. Il cimitero, quello centrale. Ah, ecco, abbiamo fatto, ecco, mi dispiace il signore che l'avrebbero richiamato e non l'hanno fatto, hanno sbagliato, perché, ripeto, io sono il primo a dare il buon esempio. Cerco di richiamare tutti, perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo al servizio del cittadino. Il nostro datore di lavoro è il cittadino, a cominciare dal sindaco. Quindi mi scuso se questo non è avvenuto. Per quello che riguarda l'urbano, conosciamo delle situazioni particolari. Qualche piccolo intervento lo faremo, ovviamente non strutturale, grande come negli altri cimiteri. Lo programmeremo negli anni
successivi, però per quelle situazioni più difficili, anche di pericolosità per le persone che vanno a trovare i propri cari, in quel caso, come abbiamo già fatto in alcune situazioni lo scorso anno, lo faremo anche in questo caso. E grazie per la segnalazione. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Innanzitutto volevo esprimere il mio apprezzamento per l'operato del sindaco, anche se non sono della sua fazione politica, però comunque... E questo mi fa più onore. Si sta dando veramente da fare e questo gliene va dato atto. Volevo anche rivolgere un piccolo appello ai fanesi per avere più amore verso la nostra città. Alla domanda. Mi unisco anch'io. Volevo chiederle, visto le notizie che stanno girando adesso relativamente all'aeroporto di Fano, di un disimpegno un po' di tutti i soci, dalla Camera di Commercio alla provincia, visto che lo si stava comunque recuperando per la collettività, anche se non con l'utilizzo che doveva avere, comunque diciamo era tornato con gli ultimi eventi a essere diciamo un polo di aggregazione, che futuro ci aspetta? Cioè, morirà, finirà nelle mani dell'ENAC, nelle mani dei privati? Lo chiediamo subito al sindaco, grazie. No, sono contento di questa domanda. Intanto non deve finire, perché è una bella struttura, è un gioiellino che noi abbiamo. E anche negli ultimi tempi è cresciuta anche la frequenza delle persone, perché lo dobbiamo sentire come un patrimonio di tutti, uno spazio verde, c'è solo un certo tipo anche di volo, quindi non ha quell'impatto anche forte con la città. Non c'è un disimpegno dei soci, i soci, ricordiamo, della società che lo gestisce sono il Comune di Fano, la Camera di Commercio e la provincia di Pesaro Urbino. È chiaro che ci sono normative che regolano la partecipazione in società partecipate. E il tema è, qualcuno dice, ma volete privatizzarlo? Io sono perché la gestione rimanga in capo ad ENAC, che è una garanzia, è pubblica, perché quando si privatizza poi le cose possono essere discutibili, possono funzionare, per carità. Però ecco, è nostra intenzione mantenere la struttura che c'è, fare in modo che possa consolidarsi, che possano essere garantiti quei servizi che ci sono. Adesso porteremo anche a breve, condiviso anche con gli altri soci, un atto in Consiglio Comunale proprio che va in risposta a delle esigenze di ENAC. Però ecco, vorrei tranquillizzare il Signore che non c'è nessuna intenzione di far morire la struttura aeroportuale, anche perché abbiamo ottenuto un altro grande risultato, che è quello di aver avuto in concessione la parte esterna dell'aeroporto dal demanio, quindi diventerà un parco con i suoi tempi ovviamente, quindi diventa un'area bella da vivere sotto tanti aspetti. Non dimentichiamo che poi ci sono delle eccellenze dell'aeroporto di Fano, a cominciare dalla scuola di paracadutismo, c'è la scuola di volo. Quindi sono dei servizi importanti che sono delle eccellenze. Ma non volete perdere, no, ecco. No, questo no. Perfetto. Un'altra segnalazione: degrado e sporcizia all'ex asilo Manfrini, alla Tomare della Rocca Malatestiana, una zona abbandonata da anni come il sottopasso. Però, come diceva, insomma, riqualificherete. Posso rispondere a tutti i problemi della città. Quando dicevo, veramente stiamo affrontando tutte le questioni. Anche il sindaco per un giorno è venuto con me stamattina, fra i tanti giri che abbiamo fatto, siamo andati a salutare alcuni ospiti che erano venuti per una riunione per il Manfrini, con il demanio, con la capitale di porto, con le nostre strutture, perché stiamo ragionando di risistemare insieme ad ERAP quello spazio, perché è uno spazio adesso di degrado, poi quando c'è degrado c'è sporcizia, c'è pericolosità, per fortuna non è mai caduto nulla, quindi stiamo lavorando per arrivare a una soluzione che vede una risistemazione del Manfrini con un intervento di ERAP, quindi alcune parti si trasformeranno in residenze di ERAP, quindi anche quella zona cambierà volto. Perfetto. Dunque, ci stanno arrivando tantissime segnalazioni per le buche, poi magari le passeremo in un secondo momento. Poi con la pioggia di stasera aumenteranno nelle prossime ore. Parliamo di sicurezza. Sì. Verranno installate altre telecamere in città. Sì. Più o meno in quali zone e quando entreranno in funzione? Sì, intanto nel 2015 sono state installate altre telecamere, 4 nella stazione, grazie ad un emendamento di un consigliere regionale della passata legislatura, e devo ringraziare anche i consiglieri attuali, a cominciare dal consigliere Minardi, che aveva seguito anche per recuperare le risorse
che non avevamo utilizzato di quei 20.000 euro facendo una modifica alla legge regionale. Adesso abbiamo fatto una gara dove faremo un nuovo server che metterà in rete tutte le telecamere, sia quelle esistenti che quelle future. C'è un piano di installazione di telecamere per la sicurezza dei cittadini concordato con le forze dell'ordine e con la prefettura. Ne installeremo da subito, quindi ci sarà questo server, con una strumentazione che, adesso mi sfugge il termine preciso, ma che consente di trasmettere messaggi alle forze dell'ordine sulla lettura delle targhe, quando ce n'è degli alert, ecco mi è venuto il termine, quindi che potranno trasferire degli alert alle forze dell'ordine interessate. Ne installeremo 8, le posizioneremo le prime su il ponte Metauro, quindi dove controlleremo l'entrata e uscita della città, della parte sud, perché non dobbiamo dimenticare che chi viene a commettere atti criminosi nella nostra città viene da fuori, la stramaggioranza dei casi. E quindi coloro che fanno le indagini, le forze mi insegnano che se vogliamo controllare, dobbiamo controllare gli accessi di ingresso e di uscita. Quindi inizieremo con quelli e ne installeremo altri in via Mattei, quindi la zona ex zuccherificio, questo con, quello, con l'intervento previsto, e metteremo in rete tutte le altre. È nostra intenzione poi proseguire, a cominciare da Sant'Orso, perché è un'altra zona importante, sensibile, di ingresso e di uscita, lì poi viene anche l'autostrada, quindi è un'altra parte importante. Colgo l'occasione anche per spendere due parole di solidarietà e di vicinanza al gestore del bar Polvere di Caffè, che ho avuto modo anche di parlare col titolare. Perché non avesse seguito, insomma, subito tantissimi frutti in pochi anni. Sì, perché veramente io fanno cadere le braccia quando succede queste cose. La gente lavora seriamente, fa investimenti, poi qui siamo alla settima furto che subisce, queste cose non si possono tollerare. Ringrazio anche le forze dell'ordine che fanno uno sforzo straordinario, e qui nel territorio della nostra città veramente sono persone preparate, competenti, che dialogano, c'è una collaborazione, anche come sindaco io ogni momento qualche difficoltà mi relaziono con loro e devo dire trovo sempre una porta aperta, ma soprattutto competenza, con anche le loro difficoltà oggettive che hanno, però non si possono tollerare queste cose. Quindi anche queste scelte, questi investimenti che noi facciamo per le telecamere vanno anche a favore, certo, di queste persone, sapendo che queste strumentazioni non sono un deterrente, sono uno strumento di indagine che aiutano e sono fondamentali in alcuni casi. Per cui ecco, anche su questo penso sia una bella risposta che si attendeva da tempo e che sta arrivando, insomma. Sindaco, ultima domanda, sì, perché poi purtroppo dobbiamo chiudere qua questa puntata. La strada di Carignano, ci sono novità? Ci stanno arrivando tanti messaggi. Sì, asfalteremo anche Carignano. Perché c'erano stati anche problemi, sì, con le frane, no? Sì, quindi asfalteremo adesso. Non è più in movimento. No, le asfalteremo. Ne abbiamo messe. Faremo. Adesso, fra l'altro, organizzerò dal mese dopo il 10 marzo un giro dei quartieri dove faremo delle assemblee con i cittadini, dove andremo a spiegare tutti gli interventi che facciamo, zona per zona, e lì sarà anche un'occasione di confronto anche con le persone, per raccogliere suggerimenti, anche critiche, perché poi ovviamente nessuno è perfetto, i problemi ci saranno, ci sono e ci saranno sempre, e quindi se ci aiutiamo, io dico, possiamo risolvere meglio tutte le questioni. Quindi faremo un tour della città per relazionarsi, come è giusto che sia, che ci deve essere un ritorno a spiegare quello che abbiamo combinato in questo tempo di amministrazione seria. Sindaco, intanto noi la attendiamo a breve, magari fra 2 settimane, se lei è disponibile, ci confrontiamo anche con gli impegni e saremo, insomma, volentieri, contenti se lei tornasse qua da noi. Volentieri. Grazie intanto per essere stato qui questa sera nei nostri studi. Grazie e saluto tutti i telespettatori di Fano TV. Ringrazio anche Elena Paolino, questo sindaco per un giorno che conclude i suoi appuntamenti. Insomma. Mi permette, posso? Ci mancherebbe. Io colgo l'occasione per ringraziare, non è tanto dovuto ma sentito pubblicamente, il sindaco per avermi dato questa grande opportunità e Massimo come persona, per la splendida persona che ho conosciuto e che mi ha aiutato oggi ad affrontare questa giornata, grazie. E anche il suo staff, non mi devo dimenticare, Cristina e Elena, che mi hanno accolto in maniera molto affettuosa e calorosa e mi sono trovata molto bene. Grazie. Grazie, no, grazie Elena, grazie ancora. Sindaco, grazie, salutiamo anche noi le sue segretarie. Sì, che fanno un lavoro importante.
E quindi io le devo ringraziare ogni giorno che vado, perché senza il loro prezioso lavoro non riuscirei a fare tante cose. Grazie ancora, grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Buona serata.